Allora, Toninelli, tre punti direi, tre domande, così poi riflettiamo anche il professor Panarai dopo il suo intervento. Quest'ultimo audio dice quello che alcuni giornali, insomma, sul tasso su cui battono molto. Caos parlamentari, altro che democrazia, ci saranno ricorsi esclusi a loro insaputa. In realtà è stato un fallimento quello che c'è stato nelle ultime 24 ore. E poi Andrea Romano, che nella prima mezz'ora di Radio Anch'io ha detto: ma dov'è il principio uno vale uno? Alla fine decidono in tre, altro che democrazia diretta. Toninelli. Allora, la nostra Costituzione ci dice che l'Italia è una Repubblica democratica. La democrazia è la sovranità che appartiene al popolo, e quale espressione più alta di democrazia di una forza politica che permette a tutti quelli che sono incensurati e che non hanno fatto due mandati e che firmano un codice etico di buona condotta personale, oltre che penale, di potersi candidare e anche di poter votare. Chi oggi sta parlando di caos, fallimento e flop, addirittura il titolo in prima pagina del Corriere, sì, sta rosicando per la difficoltà che stanno vivendo, le difficoltà che stanno vivendo i vecchi partiti. Ma io chiedo a chi ti ascolta di provare, se può, ovviamente se non sta guidando, di chiudere gli occhi e pensare a Renzi, Berlusconi, Verdini, a quella gente che ci ha governato gli ultimi 20 o 30 anni, che in questi minuti è seduto a un tavolo con tre telefoni di fronte, una penna, con la quale sta scrivendo loro, di loro pugni, i nomi di tutti coloro che andranno a rappresentare il popolo italiano sovrano, come dice la nostra Costituzione, è che è il Parlamento. Mentre dall'altra parte c'è un'azione democratica del Movimento 5 Stelle in cui sono candidati in tantissimi, ed è bellissimo, ed in tantissimi hanno votato. Però Toninelli, posso muovere un'obiezione soltanto? Mi lasci finire un secondo. Sì. E se qualcuno è stato preso dall'angoscia perché non è riuscito a votare in 30 secondi, come accade di solito, ma in 30 minuti, io dico che si può anche stare un po' tranquilli e accettare le piccole difficoltà di un sistema che noi teniamo in piedi, che è trasparente, che è quello delle votazioni, che si chiama rotto, e di senza un solo centesimo di soldi pubblici. Mi faccia solo fare un'obiezione, poi vado dal professor Panarari. Dicevano anche nella prima parte della trasmissione, in realtà poi la selezione dei candidati è stata in ultima analisi operata appunto da Di Maio e Grillo, cioè e Casaleggio, cioè dalle entità superiori, e soprattutto all'uninominale, cioè nei collegi uninominali saranno loro a scegliere. Quindi in sostanza con lo stesso sistema che lei ha appena criticato degli altri partiti. Professor Panarari, deve dare 30 secondi. Sì. Allora, ci sono stati molti candidati, ci sono stati pochissimi candidati che nonostante avessero, probabilmente, perché io non lo so, lo dicono loro, i requisiti formali, non avevano i requisiti soggettivi, sostanziali, perché chi ha fatto casino, chi parlava di scie chimiche, chi parlava di Novax e chi faceva casino sul territorio, scusi il termine, ma bisogna potersi intendere in questi momenti, non era un soggetto giusto per il Movimento 5 Stelle, che è fatto di persone serie che hanno preso la politica come una missione, non come un ufficio di collocamento, non come un luogo per occupare una posizione importante, ma un luogo per in cui lavorare esclusivamente per gli altri, riboccandosi le maniche dalla mattina alla sera. Per fortuna che nel nostro codice di comportamento e nel nostro statuto è stata data la possibilità al garante Beppe Grillo e al capo politico Luigi Di Maio, grazie anche alle segnalazioni che in questi mesi, perché noi eravamo attenti, sono arrivate dal territorio, di persone che, ripeto, non avessero la casacca per candidarsi, perché noi vogliamo persone. E sono in nominale? Sulle nominali metteremo persone soprattutto della società civile, che sono tantissime. Però il sistema è simile a quello del Partito Democratico, sapete voi, a scegliere. No, allora, allora la questione è, nel Partito Democratico può anche essere che qualcheduno della società civile, per mettere un brand, venga scelto. La differenza è che lì paga il pizzo, scusate tra virgolette il pizzo, se non perché deve pagare al partito 2000 euro e se prende e se fa altre cose deve, e è obbligato a sottostare ai diktat del partito. Nel Movimento 5 Stelle la linea politica la si decide tutti assieme, alla faccia di chi ci dice che è sempre deciso tutto Beppe Grillo. Chi ci conosce, chi ha visto l'attività parlamentare che abbiamo fatto in questi anni, sa per certo che nessuna scelta politica da nessuna parte, dalle riforme costituzionali al biotestamento, è calata dall'alto. La differenza è questa. Toninelli, mi lasci soltanto